Bentrovati a tutti, una nuova puntata di Non di Solo Pane, un saluto a tutti, anche da parte di Don Angelo. La volta scorsa non era con noi perché era come inviato speciale, ha intervistato il custode di Terra Santa. Adesso siamo ancora all'inizio dell'anno, anche se gennaio è avanzato, lascerei ancora a lui la parola perché ci ha mandato un piccolo video di augurio dei primi giorni dell'anno e così, come se fosse qui seduto accanto a me, ascoltiamo questi brevi e semplici auguri di un nuovo anno da parte di Don Angelo. Giunga a tutti voi il mio augurio dalla città santa che vedete alle mie spalle, Gerusalemme, una città segnata da contraddizioni, da divisioni, da lacerazioni, tutte cose che a volte sono presenti nella nostra vita, sotto forma anche di problemi che abbiamo con noi stessi, con le persone, con il mondo che ci circonda, quando le nostre idee non vengono capite oppure siamo in contrasto con tante altre dimensioni. Da questa terra che comunque ha imparato, nonostante qualche fatica, a cercare di vivere insieme, credo che possa aggiungere a noi l'augurio perché il nuovo anno ci aiuti più di tutto ad accettarci, a volerci bene, a generare relazioni che possono fare costruire a tutti noi un mondo migliore, capace di crescere insieme. E con gli auguri di Don Angelo entriamo subito a toccare qualche tema di riflessione. Anche qui abbiamo un filmato, l'udienza di Papa Francesco dello scorso 12 gennaio. Abbiamo preso solo un piccolo brano, grazie anche agli amici di TV 2000, dove tocca la riflessione che meriterebbe approfondimento sui maghi, su quelli che leggono le carte, le mani, su quelli che ti chiedono soldi. Lo ascoltiamo, dura molto poco, ma ci aiuta a riflettere, a stare attenti, anche a iniziare bene l'anno. Sperare è un bisogno primario dell'uomo. L'importante è dove riporre la speranza, avvertono profeti e sapienti nelle sacre scritture. Attenti alle false speranze, cioè agli idoli, consolazioni effimere che sembrano riempire la solitudine e lenire la fatica del credere, spiega Francesco all'udienza di oggi. Mi affido a Dio, ma la situazione è un po' brutta e io ho bisogno di una certezza più concreta, e lì è il pericolo. E per spiegarsi ancora meglio racconta del parco a Buenos Aires, dove, ricorda, c'erano tante veggenti e gente persino in fila per farsi leggere la mano. Ma il discorso è sempre lo stesso. C'è una donna nella tua vita, c'è un'ombra che viene, ma tu ti riuscirà bene. E poi pagavi. E questo ti dà sicurezza. È la sicurezza di, permettetemi la parola, di una stupidaggine. Il Salmo, letto a inizio udienza, parla di idoli con bocca, occhi, orecchi, che però non parlano, né vedono, né odono, ma idoli sono anche le ideologie, le ricchezze, il potere, il successo, Bergoglio li elenca, anche Dio, quando ce lo fabbrichiamo da soli a nostra immagine, oppure la bellezza, come quella di una donna in Argentina, altro ricordo. Commentava come se fosse naturale. Eh sì, ho dovuto abortire perché la mia figura è molto importante. Così. Ma anche un uomo di chiesa mondanizzato spera in un idolo, non in Dio. Insomma, vale per tutti. Bisogna rimanere nel mondo, ma difendersi dalle illusioni del mondo. E ormai i grandi mezzi di informazione, se avete notato, non parlano più di Aleppo, come non parlano più di tante altre situazioni. È significativo come noi rischiamo di essere guidati come dei burattini. A volte i mass media ci sparano continuamente notizie nel senso letterale, per cui sembra il giorno dopo il silenzio. Forse sono cambiati gli interessi, c'è una manipolazione dell'informazione, lo scacchiere mondiale. Sta di fatto che mentre prima tutti eravamo inquieti per Aleppo, adesso il silenzio totale. Per chi ci
vede questa sera, il 13 gennaio, incontriamo proprio a Novara, all'oratorio di San Martino, Fulvio Scaglione, che è rientrato da Aleppo proprio ieri, il 12 gennaio 2017. Diceva non c'era nessun giornalista. Questo ci fa riflettere, lo ascolteremo, magari lo intervistiamo anche per voi, e questo ci invita a guardare l'anno davvero con occhi attenti a chi soffre per la guerra, per le varie situazioni di violenza e anche per l'immigrazione. Vorrei proporvi adesso, perché ci aiuta a riflettere anche su quello che sta succedendo nel nostro territorio, gli immigrati, l'invasione, le crociate, tutte le colpe sono degli immigrati. Dobbiamo, credo, mantenere un po' la calma, usare la ragione, la mente e il cuore, non lasciarci prendere da paure o da ragionamenti di pancia che sono pericolosi. Allora, due servizi anche qui di TV 2000 con l'intervista a Monsignor Galantino, che ci parla dei corridoi umanitari, una risposta di vita, di speranza. Vi invito a vederli tutti e due, sono diversi, affrontano questo tema dei corridoi umanitari con la comunità di Sant'Egidio, con la Chiesa Evangelica, con la CEI, la Chiesa Cristiana Cattolica. Lo vediamo. Per non dover piangere più i naufragi e le vittime del mare e dei trafficanti di uomini, un'alternativa c'è, i corridoi umanitari, lungo cui viaggiare tranquilli in aereo, attesi all'arrivo da qualcuno che si prende cura del migrante e della sua integrazione nella società e del suo status di rifugiato. Ecco la firma oggi al Viminale con cui la Conferenza Episcopale Italiana, insieme alla comunità di Sant'Egidio, si impegna ad aprire un corridoio in Etiopia per far arrivare in Italia 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi in modo legale, sicuro, dignitoso e senza alcun onere per lo Stato, dato che tutta l'operazione è finanziata con fondi dell'8 per mille e sostenuta dalla generosità di chi in tutta Italia si offrirà di accogliere i rifugiati. Per altri 500 già arrivati grazie a comunità di Sant'Egidio, chiese evangeliche e valdesi italiani, c'è già stata una vera e propria gara di solidarietà, riferiscono. Il modello del corridoio umanitario nasce da un'esperienza e nasce da una cultura che è maturata in Italia, che non è la paura dei rifugiati, che non è la paura dell'invasione. La Chiesa italiana fa, non parla solo, afferma il segretario CEI, ricordando pure i 100 milioni circa di euro l'anno dell'8 per mille destinati a progetti in paesi poveri e non solo. Rimaniamo aperti ad altre iniziative, ma che vadano tutte in questa direzione, cioè aiutare, sostenere la dignità delle persone, non doverci trovare sempre o ancora nella condizione di dover piangere i morti. La premessa è un plauso alla stampa che, pur con tante eccezioni, sta aiutando la gente a capire quanto è complesso il fenomeno migrazioni. Siccome però superficialità o peggio fraintendimenti sono sempre in agguato, il segretario CEI ci tiene a parlar chiaro coi cronisti oggi a Roma. Riapertura dei cosiddetti CIE, centri di identificazione ed espulsione, ha annunciato il governo, rassicurando poi chi già criticava i vecchi CIE. Per adesso no condizionato, afferma Galantino, e cioè... Ma deve succedere quello che ho detto, cioè che questi centri non siano forme larvate o mascherate di detenzione per queste persone, perché se gente che ha commesso reati, c'è un posto per loro ed è il carcere. Sì, invece ad una legge per la cittadinanza ai minori stranieri che concludono il primo ciclo scolastico, sì ad un'accoglienza diffusa dei migranti forzati sul territorio, sì ad un titolo di soggiorno per chi, arrivato da più di un anno, ha iniziato un percorso scolastico o lavorativo, sì anche ad una nuova legge per i migranti minorenni non accompagnati, arrivati in Italia nel 2016 in ben 25.000 da 80 nazioni. La CEI intanto firmerà domani un protocollo con l'Etiopia per aprire un corridoio umanitario per profughi anche somali ed eritrei, coi fondi dell'8 per mille. Poi c'è anche chi non ha diritto a protezione umanitaria, ma se sono poveri ed emigrano, Galantino replica, la colpa molto spesso è del nostro egoismo. La parola accoglienza va sostituita con quella restituzione, con la parola restituzione.
E così ritorniamo dopo queste prospettive anche di vita, ritorniamo noi, ci avviamo anche un po' alla chiusura, dicevamo di Aleppo, come dimenticare che proprio in questi giorni, tra il 16 e il 17 gennaio del 91, iniziata la prima guerra del Golfo, avventura senza ritorno, non dimentichiamo mai che da lì sono partite tante cose. E i giorni nostri sono ancora giorni segnati da tante violenze, terrorismo, guerre, investimenti. Non dimentichiamo che l'Italia spenderà 23 miliardi per armamenti nel 2017, figli che uccidono i genitori, violenze di fidanzati o mariti sulle donne che dicono di amare. Ci deve fare riflettere su questa violenza che ci spezza il cuore e sembra diventare quasi sempre più normale. Meriterebbe un approfondimento che magari facciamo in un altro momento. Voglio chiudere invece riprendendo quanto scrive Tonio Dell'Oglio su Mosaico dei Giorni, sul sito di Mosaico di Pace, la rivista promossa da Pascristi. Oggi, 13 gennaio 2017, scrive questo piccolo pezzo, Mille giorni, e dice, vediamo anche le foto che ci aiutano, nella notte tra il 14 e 15 aprile 2014, 276 ragazze liceali furono rapite a Chibok, Nigeria, dagli jihadisti di Boko Haram. Dopo le trattative della Croce Rossa del governo svizzero, lo scorso anno 24 di esse furono liberate. E poi andiamo avanti, qualcun'altra nel corso del tempo è riuscita a fuggire, oggi sono 195 le ragazzine tenute ancora prigioniere. Di alcune ragazzine, salto un po' la riflessione di Tonio, si sa che sono state utilizzate per attentati suicidi, imbottite di esplosivo, mandate a morire uccidendo altri civili inermi. In questi giorni il presidente nigeriano ha ricordato pubblicamente che sono trascorsi 1000 giorni dal rapimento. Dopo diverse manifestazioni e appelli di organismi e personalità internazionali per il rilascio delle studentesse, oggi il mondo sembra aver dimenticato quel dramma. Qui vogliamo ricordarlo confessando la nostra impotenza, se non fosse per il ricordo e la preghiera. Dimenticare da parte nostra e della comunità internazionale sarebbe un altro crimine. Non vogliamo dimenticare. Ci salutiamo qui, ci diamo l'arrivederci la settimana prossima. Dust has only just begun.